architetti di Siena, sono onorato per aver contribuito, grazie anche all'invito del collega Riccardo Pizzinelli, presidente delle Opere Ecclesiastiche Riunite, per collaborare alla stesura di questo programma di oggi. Oggi prenderemo in considerazione un duplice aspetto, un aspetto relativo al San Biagio. Ci sarà la mattina che sarà dedicata ad alcuni studi ed approfondimenti sul San Biagio e anche sulle recenti opere di miglioramento sismico che sono state realizzate proprio in questo bellissimo monumento. Nel pomeriggio invece ci sarà una giornata di approfondimento sulla corretta gestione dei beni storici, sia da un punto di vista sismico, da un punto di vista dell'antincendio e anche sull'uso delle nuove tecnologie, nonché anche un richiamo alle recenti novità legislative che riguardano anche i benefici fiscali, art bonus in particolare, in cui anche i privati possono contribuire alla salvaguardia dei monumenti. Ecco, a proposito di nuove tecnologie, ci può dire cosa possono fare, secondo lei, le nuove tecnologie per tutelare e salvaguardare opere così importanti come il Tempio di San Biagio? Sì, oggi noi viviamo in un'epoca in cui le tecnologie sono fondamentali. Io oggi farò un piccolo intervento, una piccola comunicazione che riguarderà il Building Information Modeling, che è un modo di creare un database relativamente e specificatamente per i monumenti, in cui si raccolgono tutta una serie di informazioni che sono poi propedeutici, queste informazioni sono propedeutiche alla corretta gestione futura del monumento. San Biagio è stato oggetto di tanti studi, di approfondimenti, di pubblicazioni. Io oggi farò un richiamo sulla possibilità di poter raccogliere tutto questo patrimonio informativo all'interno di un database, appunto il BIM, anche se poi c'è una specifica che si chiama HBIM, HBIM, cioè l'Heritage Building Information Modeling, che è un modo di catalogare e raccogliere informazioni specificatamente sul monumento. E queste informazioni potranno essere utili anche per le future manutenzioni, gestioni del monumento e consentire anche eventualmente a studiosi, con il cosiddetto Open BIM, questo modo di diffondere le informazioni, di poter anche accedere ad informazioni e fare studi specifici. Allora, siamo qui con l'ingegner Nassi, comandante dei Vigili del Fuoco di Siena. Ci può parlare di quali sono le novità normative per quanto riguarda la sicurezza antincendio per la salvaguardia del patrimonio culturale? Sì, noi come Vigili del Fuoco siamo molto impegnati sia in caso di grandi emergenze ma anche in caso di piccole emergenze, come è successo qui qualche mese fa per un fulmine che ha colpito la torre campanaria, per cercare di, come dire, aiutare con le tecniche che abbiamo, quindi persone che possono lavorare in quota a verificare i danni e aiutare, insomma, a gestire tutte queste situazioni. Lavoriamo poi anche dal punto di vista proprio della gestione della sicurezza antincendio negli edifici come musei, biblioteche, archivi, e ci sono delle normative antincendio che assicurano un sufficiente livello, diciamo, di sicurezza antincendio per l'edificio e anche per aiutare la sopravvivenza dei contenuti, quindi non solo delle persone ma anche delle collezioni che ci sono all'interno dei musei e delle biblioteche. Che in passato esistono già delle fonti normative che però hanno trovato una qualche difficoltà nell'essere applicate. Quindi attualmente è in fase di revisione, e c'è un processo di revisione e è stata pubblicata una bozza che è attualmente all'analisi di questo Comitato Centrale Tecnico Scientifico, dove vedrà una serie di critiche e indicazioni per un ultimo, diciamo, processo di adeguamento, e speriamo che possa aiutare a rendere più praticabile questo adeguamento a questo necessario livello di sicurezza antincendio. Perfetto, grazie. Noi siamo ormai impegnati e siamo sul campo ormai da qualche anno, soprattutto negli ultimi anni, anche con gli ultimi eventi. Diciamo che il Ministero dei Beni Culturali è in prima linea proprio per intervenire sui beni culturali nell'ambito della valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico. Diciamo che ultimamente, proprio quest'anno, sono stati finanziati milioni di euro anche a livello nazionale, specificamente nelle nostre province, proprio per fare tutta una serie di interventi di valutazione e di riduzione del rischio sismico che interessano trasversalmente le tre province. Sono circa 10 milioni di euro. Relativamente a San Biagio ormai è una lunga storia per noi che parte molto da lontano, si può dire dagli anni 80, e negli ultimi anni 2000, quindi dal 2005 fino a oggi, perché ancora i lavori sono in corso,
molti finanziamenti sono stati destinati proprio per gli interventi di consolidamento e restauro di questo bene culturale che è dalla fine dell'Ottocento individuato come monumento nazionale. Conseguentemente noi parliamo appunto di un grossissimo intervento di restauro e consolidamento che ha avuto un finanziamento di poco più di 1 milione di euro, appunto intorno al 2006. C'è da considerare che questi sono finanziamenti ordinari nell'ambito dei lavori, appunto dei lavori pubblici, quindi finanziati direttamente dal Ministero. E quindi siamo in corso d'opera, un grosso intervento di consolidamento che ha riguardato le strutture, diciamo, intanto a partire dai pilastri centrali che reggono appunto la cupola, e poi via via si è allargato per quanto riguarda il paramento murario e altre problematiche che questo bene comunque ha sempre avuto da quando è nato. Ora siamo in una fase, diciamo, di conclusione di alcuni lavori di consolidamento e sono portati avanti dal professor Modena e speriamo di concludere comunque questa fase con l'ultima tranche dell'ultimo finanziamento avuto appunto nel 2015 di 300.000 euro che dovrebbe quantomeno concludere proprio interventi specifici sulla riduzione del rischio sismico. Allora, siamo con il professor Lagomarsino e le chiederei per favore quali sono, secondo lei, gli interventi necessari per la prevenzione sismica dei beni culturali. Sì, intanto buongiorno. Sì, è un tema estremamente attuale. Sappiamo che in Italia abbiamo molti terremoti e ogni volta che abbiamo questi eventi abbiamo danni molto gravi al nostro patrimonio. Quindi questo però non deve farci pensare che queste costruzioni non siano in grado di superare queste crisi sismiche, perché proprio il fatto che da molti secoli abbiamo questo patrimonio significa che in realtà ha una sua forza, una sua capacità di funzionare alle azioni sismiche. Quindi dobbiamo, con la conoscenza, con le indagini, fare delle valutazioni accurate, prenderci cura di questi manufatti e intervenire con delle tecniche tradizionali, quindi intervenire andando a individuare puntualmente quali sono le vulnerabilità e non pensare di modificare completamente il loro funzionamento strutturale cercando di assimilare delle costruzioni moderne. Dobbiamo cercare di leggerle, interpretarle e intervenire con anche materiali innovativi, ma sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originali. Allora, professor Modena, quali sono le caratteristiche antisismiche del Tempio di San Biagio e quali sono invece gli interventi necessari per ridurre il rischio sismico? Ma come ho cercato, forse un po' confusamente e troppo in fretta, di dire nel corso della presentazione, la Chiesa di per sé ha proprio caratteristiche costruttive, diciamo, molto, molto buone, e anche in relazione alla, mi permetto di dire così, di fronte a San Gallo, insomma, non, però anche alla luce delle nostre modi, insomma, di interpretare il comportamento strutturale, insomma, è veramente quasi un esempio, insomma, di come deve fatto, cioè la struttura molto regolare, isolata, tutto il resto, insomma, quindi ci si aspetta che la risposta dal punto di vista strutturale sia positiva. Ha delle criticità che sono legate un po' alle soluzioni architettoniche dell'epoca, un po' alla tecnologia, insomma, questa è ovviamente. Quindi certe criticità nelle strutture murarie e quello che risulta dalle nostre indagini, però è frequente in questo tipo di costruzione, una carenza in relazione alla sismica di dispositivi, diciamo, che siano in grado di soluzioni costruttive di contrastare il primo e più delicato modo di manifestarsi in situazioni sismiche dei cedimenti più gravi, e cioè il ribaltamento proprio fuori, come si dice, fuori dal piano delle pareti murarie. Quindi e un adeguato confinamento, assorbimento delle spinte di tutto il sistema voltato complesso che caratterizza questa costruzione. Quindi gli interventi che abbiamo fatto sono consistiti proprio nel inserire, interferendo veramente pochissimo anche date le particolari caratteristiche costruttive di questo monumento, intervenendo il meno possibile con le strutture murarie, inserire proprio tutta una serie di elementi metallici, funi, tenditori, eccetera, che forniscono, come si dice, insomma, delle
contributi stabilizzanti nei confronti di questo meccanismo. Per cui adesso la struttura, che di per sé, se non si attivano questi meccanismi, raggiunge livelli di sicurezza che sono più o meno quelli che ormai si accettano, insomma, in queste situazioni, e adesso, insomma, è portata, ecco, avendo provveduto a eliminare questi meccanismi, perché se uno guarda l'immagine dopo un terremoto vede che la chiesa è crollato il timpano, per esempio, no? Oppure si è staccato un pezzo di l'abside, ecco. Allora quello che abbiamo fatto è mettere dei provvedimenti per contrastare questo tipo. Allora, se questi sono evitati, allora l'edificio è in grado di manifestare un suo comportamento d'insieme, come si dice, e allora si raggiungono quei livelli di sicurezza che ormai sono considerati accettabili in queste situazioni.